Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione che si occupa dell'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E in tal senso questa sera abbiamo Luca Bartoli, amministratore delegato, gli americani dicono CEO, Chief Executive Officer, amministratore delegato della Gema Group di Montecassiano in provincia di Macerata. Ho detto buonasera. Tutto giusto? Sì, tutto giusto, tutto grazie. Giusto. Cosa fa la Gema Group? La Gema Group è un'azienda che commercializza dispositivi di protezione individuale, ossia tutto quello che sarebbe necessario, che dovrebbe essere utilizzato per garantire ai propri dipendenti o agli operatori di poter lavorare in sicurezza, tema particolarmente importante soprattutto in periodi storici come questi. Soprattutto in periodi come questi in cui su tutta la stampa vengono evidenziati tutti i giorni incidenti sul lavoro e problematiche determinate dagli incidenti sul lavoro, quindi un argomento di assoluta attualità. Beh, oltre che un argomento di attualità, io credo che sia una grande importanza culturale quella di dare un particolare interesse su questo discorso, perché un dipendente, un collaboratore è un'anima storica dell'azienda, è un qualcosa di importante e quindi non tutelarle, non poter anche approfittare delle sue competenze rischia di essere un grande limite. Quindi preservazione assoluta del materiale umano e non solo di quello che è il materiale non umano, perché molti a volte danno più importanza al materiale non umano che a quello umano. Ecco, io la conosco perché ho i figli che lavorano in un'aziendina e ho sentito parlare di Gema Group, soprattutto per quanto riguarda quelle scarpe da lavoro pazzesche, quelle con la punta di acciaio, quelle dove ci può andare sopra un trattore e non ci si fa male, ma ci sono altri prodotti. Quali sono le parti più esposte di un lavoratore di solito, quelle di cui voi vi preoccupate di più? Sicuramente tutte le parti estreme, quindi lei citava le scarpe parlando della storia, visto che oggi quelle scarpe così grandi, mastodontiche o pesanti che c'erano una volta sono completamente diverse oggi, perché la tecnologia ha fatto dei passi avanti e quindi i prodotti sono completamente diversi rispetto a come erano qualche anno fa. Cioè, ma oltre a questo, gli scarponi da 18 kg sono molto eleganti, sono anche molto eleganti, in alcuni casi non si vedono neanche che sono delle scarpe di protezione. E poi oltre all'arto inferiore naturalmente abbiamo le mani, che sono fondamentali sia per lavorare bene, perché una mano protetta nel modo corretto dà la possibilità di avere una giusta destrezza e quindi l'operatore lavora bene ed è in grado di fare una produttività corretta. Quindi guanti di tutti i tipi. Guanti di tutti i tipi, naturalmente diversi a seconda del lavoro che si fa. Adatti alle temperature, adatti al tipo di contatto con il materiale che si va a lavorare e adatti anche a poter far sì che l'operatore non senta un impedimento nell'utilizzo del guanto, ma che sia per lui una reale protezione e che possa riuscire a lavorare nel modo corretto. Ovvio che se il guanto impedisce il lavoro, quindi deve essere resistente, difendere, ma nello stesso tempo essere agevole per l'espletamento del lavoro stesso, esatto. Per poter lavorare. A che mercati vi rivolgete? Cioè siete a livello nazionale o a livello internazionale? Noi in questo momento abbiamo iniziato a lavorare cercando di muoverci nelle aziende che ci sono vicine, ossia noi siamo nelle Marche, abbiamo cominciato a lavorare prima dalle Marche, siamo poi andati in Umbria, stiamo lavorando verso l'Abruzzo, stiamo lavorando verso l'Emilia Romagna. Quindi il nostro lavoro è soprattutto un lavoro di vicinanza, perché è fondamentale per noi anche il servizio e la consulenza. La volontà è quella di poter pian piano riuscire a lavorare in tutta Italia, ma stiamo lavorando in questo istante soprattutto nella costiera adriatica. Ecco, abbiamo parlato di mani, abbiamo parlato di piedi, quindi di estremità, che sono le parti che lei dice sono le più esposte, ma ci sono anche altre parti. Per esempio con la pandemia, le mascherine,
Per noi sono state un punto di riferimento importante sotto questo periodo. Abbiamo lavorato molto con questo articolo, anche se per noi non era una novità come lo è stato per tantissime aziende che hanno iniziato questo lavoro solo durante il periodo della pandemia. Noi abbiamo sempre venduto facciali filtranti, abbiamo sempre venduto quel sistema di protezione. Ecco, mi piace che ripeta facciali filtranti. Facciale filtrante, tecnicamente il termine che dovrebbe rappresentare questo articolo sarebbe questo. Noi li vendiamo da sempre, sono 12 anni che la nostra azienda lavora in questo settore. Beh, come mascherine è effettivamente più simpatico, però. Sì, probabilmente sì, però il discorso della mascherina è perché dovrebbe essere forse limitata ad una protezione diversa, ma va bene ugualmente perché l'importante è capire che cosa stiamo proteggendo. L'importante è che protegga. Esatto. L'importante è che protegga, esatto. Come nasce la Gema Group? Quanti anni ha intanto? Sono 12 anni che è nata la Gema Group e nasce perché un gruppo di persone che uscivano da realtà completamente diverse hanno voluto tentare una nuova opportunità di business e lo hanno fatto in un settore dove erano affini e quindi avevano delle competenze specifiche. Hanno cominciato a lavorare con dei professionisti che già da 20 anni esercitavano attività in questo settore e abbiamo cominciato a lavorare pian piano conoscendo aziende, facendoci conoscere per le nostre competenze, lavorando molto sulla formazione e soprattutto sulla comunicazione. Ecco, ha detto formazione, questa è una cosa importante perché oggi il problema sono i giovani che o persone che hanno difficoltà a lavorare e questa potrebbe essere un'opportunità per loro, una formazione in un settore così importante. Io ritengo che la formazione sia la cosa più importante per qualsiasi lavoro uno debba fare, perché nel momento in cui ci si relaziona con chiunque devi essere in grado di poter offrire non solo quelle che sono le tue conoscenze ma anche le soluzioni tecniche migliori per quello che fai, e questo lo puoi fare solo se sei continuamente aggiornato nel prodotto che stai proponendo e anche a livello tecnico con quelle che sono le nuove normative che nel nostro settore cambiano in un modo particolarmente repentino. Eh sì, perché il progetto effettivamente muta in continuazione, materiali, tecnologie, e quindi bisogna stare, come si dice, sull'osso. Sì, assolutamente, bisogna stare sull'osso, ma poi bisogna essere in grado di star dietro a quelle che sono le evoluzioni tecnologiche e comunicarle non solo ai propri collaboratori, ma anche alle aziende e ai dipendenti che a volte continuano a ripetere ma abbiamo sempre lavorato così, però non è quella la soluzione forse. E questa è la maggior difficoltà che state trovando per avere un'evoluzione in questo periodo o una delle difficoltà? Qual è in questo momento la problematica maggiore del settore? L'ascolto, nel senso che la difficoltà è potersi relazionare correttamente con la persona che abbiamo davanti, perché a volte non è il prodotto più economico o la soluzione che dà maggiore sicurezza a quella che garantisce di più la protezione del dipendente. Molte volte forse è conveniente investire qualcosa in più per poter lavorare meglio e forse è meglio proteggersi meno per lavorare meglio e quindi non essere soggetti ad andare ad avere degli infortuni che possano essere determinati proprio da un eccesso di protezione. È sufficiente oggi l'informazione che viene fatta alle aziende e le aziende la seguono questa informazione o no? Se ascoltiamo quello che succede tutti i giorni dai telegiornali, probabilmente dovremmo pensare che proprio questo non avviene. Diciamo che dovremmo sensibilizzare tutti quanti gli imprenditori e non solo sul fatto dell'importanza che c'è nel tutelare il proprio patrimonio umano, come dicevamo prima, perché un dipendente che non riesce più a fare quel lavoro è la più grande perdita che può avere un'azienda. Quindi se non vogliamo vedere la sicurezza sotto altre forme, valutiamola come una salvaguardia di un patrimonio che è fondamentale che venga mantenuto. E questo è un po' il vostro progetto futuro, riuscire a diffondere attraverso anche la formazione una ricerca di consulenze, quantomeno. Gente, chiedeteci che noi sappiamo come risolvervi i problemi. Non vorremmo sembrare così determinati e forse anche troppo invadenti.
Noi quello che possiamo dire è che lavoriamo molto in partnership con le imprese che rappresentiamo, quindi con le imprese che ci affidano i propri prodotti, e lavorando in partnership con loro cerchiamo di comunicare in modo tempestivo quelle che sono le novità sui prodotti e sulla tecnologia che viene sviluppata. Facendo questo abbiamo... Questo in filo diretto proprio. Questo in filo diretto, lavoriamo direttamente con l'azienda produttrice che ci mette a disposizione i propri tecnici per informare e formare non solo i nostri dipendenti ma anche i nostri collaboratori diretti, i nostri agenti e anche le aziende per le quali noi facciamo questa attività di consulenza. E top secret, qual è il segreto della sua azienda dopo 12 anni? Io... Luca Bartoli. Io ho cercato sempre di condividere quelle che sono le opportunità che l'azienda offre direttamente con i miei collaboratori e esigo da loro un rispetto reciproco e una forte volontà di comunicare, di sanare tutte le problematiche nel caso in cui si evidenziano e di far sì che questo clima, che in azienda è l'unica cosa che pretendo, sia tale da poter essere anche comunicato nei confronti delle aziende che andiamo a visitare. Il nostro lavoro è metterci al servizio e poter essere sempre in grado di fare gruppo per risolvere la problematica e soprattutto quando ci sono i momenti di difficoltà, se non c'è il sostegno della persona che abbiamo a fianco non si può andare avanti. E domani l'imprenditore per una qualsiasi ragione potrebbe non essere più un'azienda, anche per un problema di tipo anagrafico, e l'azienda però deve continuare, i propri collaboratori devono continuare ad andare avanti e a fare il proprio lavoro. E risposta sì o no, ci sta riuscendo? È una delle cose più difficili, però è una delle cose che dà più soddisfazione. Era Luca Bartoli della Gema Group di Monte Cassiano in provincia di Macerata per l'utilità della prevenzione del materiale di chi lavora. Questa è Top Secret, alla prossima. Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione dove si parla dell'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E questa sera la Famartech di Sala Bolognese in provincia di Bologna, rappresentata dall'ingegner Alessio Wagner, General Manager. Buonasera. Buonasera a lei. È bello quando si viene presentati con tutti questi titoli importanti, che poi in effetti non è che sia un titolo importante, è la realtà di uno che occupa un ruolo ben preciso in un'azienda che si occupa di... Noi ci occupiamo di packaging prevalentemente farmaceutico, essendo a Bologna siamo nella Packaging Valley italiana. Impacchettamento. Io sono un italianista convinto, avendo vissuto per tantissimi anni all'estero, quindi cerco sempre di lasciare il termine packaging, che è molto bello, esotico, ma impacchettamento... Impacchettamento di medicinali. Ecco, come mai medicinali? Cioè, come nasce? Perché i medicinali? Allora, noi nasciamo nel 1969 dall'idea imprenditoriale di un pioniere del packaging bolognese realizza la prima blisteratrice automatica, la costruisce, la vende e quindi nel campo della blisteratura siamo considerati, diciamo così, i padri di questa tecnologia. Gli antesignani. Esattamente. L'azienda inizia un percorso di sviluppo negli anni 70 e negli anni 80 principalmente in Italia, poi si sviluppano nuovi mercati in Europa fino al 2015, quando l'azienda viene acquisita da un gruppo industriale più importante, più strutturato, romagnolo, che è il gruppo industriale Curti, attivo nel settore. Quindi sempre in Italia? Assolutamente sì. Attivo nel settore della metalmeccanica, molto diversificato. Io sono un uomo Curti, nel senso che lavoravo in questo gruppo industriale, ho aiutato la proprietà nell'operazione di acquisizione aziendale, dopodiché mi è stato chiesto di assumere la direzione generale che ricopro dal 2015. Ecco, l'impacchettamento, attenzione, perché
non molti sanno qual è l'importanza di un corretto impacchettamento di un prodotto come farmaco, perché un farmaco si può deteriorare, un farmaco è più delicato di un food, anche se voi fate anche food, mi pare. Facciamo qualcosa anche nel food, però... Food è il cibo, è la roba che si mangia. Però lei tocca un tema che è il tema dell'impacchettamento farmaceutico, perché il packaging ha come scopo primale quello di preservare il principio attivo del medicinale. E quindi in funzione del medicinale si utilizzano materiali di confezionamento diversi. Credo che sarà capitato anche a lei di notare che i blister sono in materiale plastico, solitamente PVC ricoperti di alluminio, ma anche completamente di alluminio. La scelta del materiale di impacchettamento è conseguente appunto alla capacità di proteggere il prodotto e quindi il principio attivo affinché il medicinale non perda di efficacia. Ma poi che abbia anche una certa manualità, perché adesso che lei mi ha detto avrà avuto a che fare con delle medicine, effettivamente ci sono quei packaging in cui bisogna spingere fuori la pillola, che sono più o meno resistenti, che a volte la pillola si spezza, per cui qualcuno anche qualche moccola gliela tira a questo prodotto, che però ha dietro uno studio pazzesco, immagino, sì, in funzione del farmaco, perché immagino che ci siano prodotti solidi e prodotti liquidi. Assolutamente sì, noi siamo sia nei prodotti solidi che nei prodotti liquidi. Nei prodotti solidi parliamo di impacchettamento primario, perché si è a contatto con il prodotto, mentre nei prodotti liquidi noi forniamo la tecnologia per l'impacchettamento secondario, quindi macchine termoformatrici che hanno lo scopo di inserire fiale, flaconi, siringhe pre-riempite all'interno di cassonetti in materiale plastico e di astucci in cartone. Quindi con una attenzione incredibile a quella che è la preservazione del prodotto, perché stiamo parlando di medicinali, stiamo parlando di qualche cosa di delicato che poi deve arrivare al produttore, dal produttore al consumatore finale, è una medicina, quindi la medicina può deteriorarsi. È una medicina in un ambito iperregolamentato, come è facile immaginarsi, ed è una medicina che deve arrivare, deve mantenere l'efficacia del proprio principio attivo per un determinato tempo, quindi non è assolutamente semplice. Ecco, come si stabilisce il mantenimento del principio attivo? Scade marzo 2023. E questo viene stabilito nel momento in cui voi fate l'impacchettamento? No, questo viene stabilito da chi realizza il medicinale e quindi da chi è depositario del principio attivo, dagli enti regolatori. Poi noi dobbiamo garantire quella data lì, quindi dobbiamo garantire che gli agenti atmosferici non vadano a intaccare il medicinale all'interno dell'impacchettamento, soprattutto per quanto riguarda il processo di blisteratura, perché come le dicevo è un packaging primario. Ecco, clientele e mercati, perché immagino che ci sia, io penso sempre ai cinesi che sono i più grandi copiatori di qualsiasi cosa nel mondo, i mercati, avere un'eccellenza italiana come questa vostra della Pharmatech, come i mercati, mi passi il termine, come li aggredite? Perché poi è un'aggressione di mercato che un'azienda deve fare per imporsi. Innanzitutto i mercati sono sia il mercato nazionale che il mercato estero. Prevalentemente l'80% del nostro fatturato è fatto all'estero. Quando si parla di packaging, cito sempre questo dato: il 50% del volume totale del business mondiale dei costruttori delle macchine di impacchettamento, il 50% viene realizzato tra l'Italia e la Germania. Bene questo.
e noi siamo un'eccellenza perché dagli ultimi dati abbiamo superato i tedeschi e siamo su un 27% del computo totale. Poi è chiaro che i tedeschi non lo diranno mai, no, se fa questa domanda a un tedesco. Sì, ma però noi lo sappiamo, che l'Italia in questo momento nel packaging, grazie anche alla Famartec, è un'eccellenza che ha superato i tedeschi. E ancora esultanza, perché ci accusano sempre di essere, diciamo così, in un basso livello, invece non è vero. Parliamo, quando parliamo, no, soprattutto in Top Secret, di eccellenza dell'imprenditoria italiana in molti campi, noi siamo i primi, se non che negli alti stadi, a livello mondiale, a livello internazionale. Quindi in questo momento medico e food sono i vostri punti di forza? Sì, diciamo soprattutto il farmaceutico, poi abbiamo clienti anche in altri settori come l'alimentare, come il cosmetico. Alimentare tipo quale? Posso essere... Ma guardi, noi siamo fornitori, credo, di uno dei più noti brand in campo di produzione del cioccolato e degli snacks italiani, ok? Siamo fornitori anche nell'industria del tabacco per prodotti alternativi alla sigaretta, quindi sì, le cartucce delle sigarette elettroniche che vengono impacchettate in un blister. Ultimamente siamo presenti anche in un mercato che sta crescendo notevolmente, che è il mercato nutraceutico, quindi i principi attivi contenuti negli alimenti, quindi a base naturale, che hanno benefici per la salute. Traduca. Integratori alimentari? Oh. Pensi al boom degli integratori alimentari a supporto delle diete degli sportivi. Sì. È un mercato in notevolissima espansione, ad alta... Che è quasi un paramedico. Che è quasi un paramedico. Sono i prodotti che lei può acquistare tranquillamente in parafarmacia senza prescrizione medica. E quello è un mercato che è in rapida crescita e sul quale noi stiamo focalizzando i nostri sforzi. Cosa è successo durante il Covid-19? Durante, ci siamo ancora, cosa è successo? Cosa sta succedendo durante il Covid-19? È successo innanzitutto che si è persa la dimensione relazionale del business. E questo per un'azienda delle nostre dimensioni, noi siamo un'azienda di 30 persone, è stato sicuramente un momento di difficoltà. I nostri non sono prodotti equiparabili a commodities, quindi non vengono comperati banalmente con un click. No, per forza. La parte relazionale, la parte di capacità di intercettare la richiesta del cliente, di tradurla poi in tecnologia a servizio del cliente... Perché ogni volta dovete fare uno studio in funzione anche del prodotto, immagino. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che le nostre macchine hanno una base standard, ma con parecchi gruppi assolutamente personalizzati in funzione del prodotto che il cliente deve confezionare. Il 2020 è stato un anno estremamente particolare. Il nostro fatturato ha subito una leggera contrazione, però devo dire che con una politica di contenimento oculata dei costi abbiamo preservato quello che è il valore aziendale, che poi è la marginalità. Le devo dire anche che il mercato del packaging farmaceutico è un mercato, a differenza di tanti altri settori, molto protetto. Ah beh, per forza, per forza. A 40 secondi, il segreto della sua azienda. La capacità di ascolto, dei clienti, la capacità di intercettarne, e abbiamo anche l'ambizione di prevederne le necessità. Io credo che questo sia un fattore distintivo oggi e lo sarà anche in futuro. E credo che sia determinante per quanto riguarda il futuro, poter prevedere quelle che saranno le esigenze non solo del mercato ma anche delle persone. Grazie all'ingegnere Alessio Wagner, general manager della Famartec, per essere stato con noi questa sera, e noi procediamo verso la prossima puntata di Top Secret.